Intanto grazie a tutti voi che siete qua e grazie a Macro che è un piacere enorme poter dopo tanti anni approdare a Macro e fare un libro con voi, perché è stato veramente un'avventura carica di umanità e di professionalità. E questo libro è un gran bel libro, sono molto contento. Simona soprattutto ha potuto rendere possibile questo libro. Meditazioni e meditazione e sciamanesimo. Sì, come dicevi, sono due mondi e a me piace rompere le scatole, cioè a me piace aprire le scatole per cercare di uscire da certi dogmatismi, da certi luoghi comuni. Se noi ci pensiamo, meditazione appartiene a un mondo tendenzialmente orientale, a un mondo. Se noi pensiamo alla meditazione, pensiamo al Buddha, pensiamo ai saggi, pensiamo a, no, ai mistici, a coloro che padroneggiano, diciamo così, la presenza, la consapevolezza e l'esperienza interiore. Se pensiamo a uno sciamano, pensiamo a uno col tamburo, con le piume, che danza alla luna e che entra in trance, cioè che padroneggia gli stati di coscienza, che lavora con gli spiriti, che entra in contatto con le forze della natura. Quindi, meditazione e sciamanesimo, perché? Perché da una parte l'esperienza della presenza e della padronanza di sé è un'esperienza estremamente fondante e soprattutto è qualcosa che sta cominciando ad essere compreso, no? Anche nella nostra società, pensiamo ai corsi di mindfulness nelle aziende, piuttosto che alla pletora di centri fondati sulla meditazione. Sta entrando nel mondo occidentale la comprensione che è possibile fare un passo oltre quella che è la mente razionale, che è possibile osservarsi, osservare, è possibile agire in modo presente. Solo che quando agiamo con presenza si chiude un mondo, anzi si chiudono molti mondi dentro di noi. E lo sciamano, per tradizione, colui che è in grado di muoversi nei diversi mondi. Ora, dentro di noi c'è colui che sa essere presente a sé, colui che sa essere presente a se stesso, e dentro di noi c'è chi sa, colui che sa muoversi nei mondi, cioè padroneggiare i diversi stati di coscienza. Questo libro vorrebbe un po' farci comprendere che non sono dimensioni molto strane o lontane, è semplicemente il risultato di un'evoluzione della nostra coscienza. Se noi padroneggiamo la nostra esperienza interiore, dobbiamo renderci conto che possiamo essere in uno stato meditativo e che possiamo ritrovare il contatto con le forze della natura, che questo mondo, questo universo è vivo, è fatto di forze e che a queste forze si entra in contatto attraverso la capacità di modificare e di modulare i nostri stati di coscienza. Non è solo una questione di andare chissà dove, nell'alto, o di compiere quel cosiddetto bypass spirituale, è una questione di radicarsi profondamente nella madre terra. Quindi la via in su e la via in giù, potremmo dire. La meditazione è la via in giù, lo spirito che discende, lo sciamanesimo è la via in su, la madre terra che sale. Quindi lavorare con gli elementi della natura e con la dimensione elevata della coscienza vuole essere la sfida, no, di questo libro e di questo titolo, Meditazioni sciamaniche. Grazie Pier. Quindi diciamo che questo libro offre la possibilità di fare veramente un lavoro completo su di sé, un lavoro di ricerca veramente completo. Ma io volevo chiedervi, un po' forse Pier l'ha già detto, quindi comincio a rivolgermi a Simona, perché ha senso oggi in Occidente parlare di sciamanesimo? Non è solo una moda? Allora, come ha introdotto bene Pier, lo sciamanesimo è un tipo di conoscenza profondamente legata alla capacità di entrare in contatto con la propria esperienza interiore.
Per precisare meglio questa domanda, secondo me è importante chiarire che cosa si intende per sciamanesimo, in modo da riscattare anche lo sciamanesimo come tradizione originaria da tutta una serie di equivoci, da tutta una serie di malintesi e di giudizi che sono nati dal senso comune che non sa. Lo sciamano sciamano è un termine tunguso che significa colui che sa, quindi colui che è il depositario di una conoscenza primordiale legata a quella che noi oggi definiamo dimensione sacra. Quindi uno degli elementi fondamentali che contraddistingue l'utilità di parlare di sciamanesimo oggi è proprio la reintroduzione della dimensione sacra dell'esistenza. E anche a proposito di questo termine, è bene precisare che noi di solito quando ci riferiamo al termine sacro abbiamo in mente un atteggiamento più che altro devozionale. Ma la dimensione sacra dell'esistenza è la dimensione primordiale proprio della nostra psiche. Sacro significa allude a una dimensione di potenze sovrumane, potenze divine, potenze luminose, energie cosmiche legate alla forza degli elementi della natura, per esempio, o alle qualità dell'anima, che ci appartengono in qualche modo, ma con una memoria lontana. Noi oggi abbiamo perso. La nostra società ha perso il legame con le forze ancestrali arcaiche della psiche, con i propri oracoli interiori, possiamo chiamarli così. E quindi rivolgersi alla tradizione sciamanica non significa certamente oggi recuperarne gli aspetti esteriori più folcloristici, ma quel senso profondo di connessione con le forze primordiali, originali, cosmiche da cui noi tutti deriviamo. E inoltre lo sciamano non è un semplice stregone o uomo medicina, c'è molta confusione, no? Intorno a questi termini. Lo sciamano è una figura che ha delle precise abilità, è un maestro dell'estasi, viene detto, cioè è capace di padroneggiare gli stati di coscienza, come diceva il dottor Latuada prima, dandoci degli strumenti molto pratici per andare a raggiungere quelle dimensioni estatiche della psiche dove noi troviamo le risposte alle nostre domande. E soprattutto concludo, quello che veramente ci può insegnare un atteggiamento sciamanico oggi è avere una visione per cui quando noi ci facciamo delle domande, anziché dibatterci in tutti gli esperimenti razionali possibili, andare là nel luogo della forza, no? Poi vedremo dopo quando si parlerà di viaggio sciamanico cosa significa. Andare a chiedere, andare a dialogare con queste forze, recuperandole attraverso le immagini archetipiche. Grazie. Grazie, grazie a te Simona, per questa spiegazione approfondita e doverosa, per questo termine, forse anche un po', abusato. Pier, vuoi aggiungere qualcosa a quello che ha detto No, è Simona? impeccabile quello che ha detto Simone. È Avevo anch'io questa impressione. incorreggibile, non si può dire nulla di meglio. Benissimo. Allora, siccome hai citato gli archetipi, le forze della natura, ti chiederei Simona di spiegarci un po' in modo un po' approfondito, che cosa sono, qual è il loro ruolo nella vita delle persone, nel quotidiano, come ci influenzano, come possiamo attingere a queste forze. Allora, gli archetipi sono dei principi ordinatori della nostra esperienza interiore. Noi prima abbiamo parlato di andare a contattare le dimensioni sacre
coscienza, no? Tutto ciò che è sacro, come ci ricordano gli antichi greci, io sono molto legata alla cultura greca, che ci aiuta a comprendere anche la dimensione più originaria, no? Tutto ciò che è sacro è spaventoso, è terrificante, il luminoso è ciò che ti attrae perché è il mondo, il luogo da dove noi proveniamo, gli antichi titani, le forze della natura selvagge, ed è quindi ci attrae da un certo punto di vista, da un altro punto di vista ci spaventa, ci fa paura. E che cosa sono gli archetipi? Gli archetipi sono, secondo una visione più, diciamo così, poetica e sciamanica, sono queste presenze cosmiche originarie, no? Che sono dentro di noi, che abitano la nostra psiche, che gli antichi, cui gli antichi davano nomi di dei. E sono principi, da un punto di vista più psicodinamico, sono principi ordinatori della nostra esperienza interiore. Sono come dei motori nuovi, come dei campi di forza che attraggono, organizzano come in delle mappe i nostri principi, la nostra esperienza interiore. In questo libro noi parliamo degli archetipi nominandoli con i nomi degli orisha, che sono gli archetipi, i principi originari nella tradizione afro-brasiliana. Perché diciamo principi ordinatori? Perché gli archetipi sono il modo in cui la nostra esperienza psichica si manifesta attraverso le qualità umane e prendono spesso delle forme antropomorfe, vengono nominati come degli dei. Facciamo un esempio molto semplice. Se noi pensiamo a una forza primordiale che abita la nostra psiche, possiamo pensare al principio di sopravvivenza. Il principio di sopravvivenza che è legato a un atto di coraggio, che è quello di nascere. Questo atto di coraggio porta con sé molte qualità, che sono per esempio la prontezza, l'atto di volontà, la forza della verità. Tutte queste qualità appartengono alla figura del guerriero in tutte le tradizioni, perché gli archetipi sono transpersonali, cioè anche se noi ce ne occupiamo in questo libro onorando una tradizione ben precisa che è la tradizione degli Orisha, e in questo caso questa forza si chiama Ogun, però noi sappiamo che il guerriero è portatore di queste qualità, che sono appunto il coraggio, la difesa dei deboli, la capacità di essere se stessi, di seguire il proprio destino. Questo, il guerriero è così in tutte le culture, con le sue specificità antropomorfiche e con le sue specificità più folcloristiche anche. E quindi in biotrans energetica gli archetipi sono considerati questo, dei campi di forza, delle qualità che organizzano la nostra esperienza interiore, a cui noi possiamo rivolgere la nostra attenzione. Sono delle forze vive che ci informano in maniera integrale. Ugualmente sono forze a cui noi possiamo rivolgerci interiormente per porre le nostre domande o per attraversare momenti della nostra vita, ricordandoci che dentro di noi ci sono queste presenze cosmiche che aggregano forza, che aggregano conoscenza, che aggregano saggezza, e che noi possiamo andare a incontrare attraverso tutta una serie di strumenti che la biotrans energetica ci offre, tra cui il viaggio sciamanico. Benissimo.
Allora, visto che hai citato la biotransenergetica, chiederei a Pierre, di introdurci brevemente che cos'è, così poi possiamo parlare anche del viaggio sciamanico nella biotransenergetica. Sì, la biotransenergetica prima di tutto è qualcosa che mi è successo addosso, cioè mi sono trovato poco a poco che ho incominciato a ricevere una serie di insegnamenti su quello che facevo, per cui io facevo bioenergetica, facevo training autogeno, sono medico, quindi ho studiato medicina, psicologia, poi sono finito in Brasile dove ho conosciuto il mondo appunto dello sciamanesimo e a poco dentro di me è nata una visione, un modello, una voce, no? E quindi ho messo a punto, diciamo così, un insieme di pratiche, ma non solo. La biotransenergetica ha una visione, cioè come vede il mondo, ha una cosiddetta epistemologia, cioè ci dice come fai a dire quello che stai dicendo, e poi ha una metodologia, quindi ha un insieme di pratiche psicocorporee integrali per favorire la realizzazione del sé, possiamo dire. Quindi noi possiamo dire che la biotransenergetica è una forma di psicoterapia, è una forma, diciamo così, di relazione d'aiuto, ma è anche e soprattutto una forma di sviluppo personale, è una disciplina psicospirituale, cioè che ci aiuta sul piano integrale a favorire, a creare le condizioni per la piena realizzazione di noi. Parte da un concetto, tra gli altri, che il nostro sé, quindi la totalità del nostro essere, è in grado di rinnovarsi e di autotrascendersi, è in grado di trasformarsi e di crescere, opera per l'unità, per il benessere, per l'armonia. E quindi noi possiamo riconoscere come fare ad allearci a questo principio, come fare a creare le condizioni per realizzarci. Siamo fatti per diventare il meglio di noi stessi. Se non lo facciamo, perché in qualche modo glielo impediamo. E allora, attraverso pratiche, metodi, mappe, modelli, si cerca di riconoscere come glielo impediamo, sviluppando cioè quelle qualità, quelle risorse interiori, quelle dimensioni archetipiche, come diceva Simona, che favoriscono il risveglio della nostra vera natura e o che ci aiutano a riconoscere nel nostro passato quelli che sono le identificazioni, gli attaccamenti, le ombre attraverso le quali appunto ci impediamo di essere noi stessi. Fa questo padroneggiando l'esperienza interiore, insegnandoci a lavorare con gli stati di coscienza, insegnandoci a lavorare con le forze della natura. Prima qualcuno, visto che chiedeva che cosa sono gli stati di coscienza. Lo stato di coscienza possiamo dire che è come quando tu giri la manopola, adesso non più la manopola, schiacci il tasto per cambiare stazione, no? Ogni stazione radio è uno stato di coscienza, ogni condizione dell'essere è uno stato di coscienza, ogni sguardo che noi abbiamo sul mondo è uno stato di coscienza, ogni emozione è uno stato di coscienza. Cioè, ci mette in una determinata vibrazione, in un determinato mood, no? In un determinato atteggiamento. E attraverso questo noi vediamo il mondo. Quindi lavorare con il senso di coscienza vuol dire renderci conto che noi siamo sempre in un dialogo partecipativo con l'altro, con il mondo, e che in base a quello che noi riusciamo a fare, in base alla capacità che noi abbiamo di ampliare il nostro sguardo, noi possiamo creare un mondo nel quale stiamo bene anziché stiamo male. Noi possiamo cambiare il nostro passato in base a come lo guardiamo. Noi possiamo vivere bene il nostro presente, noi possiamo preparare il nostro futuro attraverso la capacità di padroneggiare gli stati di coscienza, attraverso esperienze interiori che lavorano su tutti i livelli dell'essere umano, sul piano fisico, corporeo, sul piano energetico, sul piano delle emozioni, e quindi la padronanza della nostra dimensione emotiva sul piano mentale, la conoscenza cognitivamente di quelle che sono le regolarità e le leggi che sottostanno al benessere dell'umanità, e attingendo alle dimensioni spirituali.
Grazie Pierre. Nel frattempo vedo che stanno arrivando i complimenti da chi ci segue, perché già dalle prime domande i nostri ascoltatori si sono resi conto che questa sera abbiamo due ospiti veramente autorevoli della vostra levatura e autorevolezza. Ecco, come Denis ha appena postato un commento, questo ci fa ovviamente molto, molto piacere. Senti Pier, ma nella biotrans energetica gli archetipi hanno un ruolo particolare rispetto ad altre tradizioni, Certo. ad altri metodi? Allora, a me piacerebbe riuscire a dare l'idea, a fare rendere conto che stiamo parlando di qualcosa di assolutamente ordinario, che avviene in ogni istante nella nostra vita. Non stiamo parlando di cose, quando parliamo di stati di coscienza, di archetipi, di forze, non parliamo di qualcosa di strano, parliamo di qualcosa che agisce in ogni istante nella nostra vita. Quindi, concepire gli archetipi vuole semplicemente dire espandere il nostro sguardo e vedere dietro ogni sguardo una dimensione universale, una dimensione cosiddetta transpersonale. Vedere dietro ogni gesto, pensiamo a un gesto, che ne so, pensiamo a un pugno. Un pugno può esprimere semplicemente un atto di rabbia oppure di aggressività, può esprimere un bisogno di tenere. Ma prima di tutto esprime una forza rossa, potremmo dire, una forza che parla del guerriero, che parla della determinazione, che parla del coraggio, che parla della volontà, che parla anche dell'aggressività, che parla magari di una violenza repressa, che parla di una voglia di andare verso, no? Tutto questo insieme di qualità, e parlano, se per chi ha gli occhi per vederlo, del guerriero. Se invece noi immaginiamoci una carezza, o immaginiamoci, vabbè, immaginiamoci una carezza ci parla di una dimensione di dolcezza, di una dimensione sottile, di una dimensione di fluidità, di una dimensione di accoglienza, di una dimensione più materna. Quindi ci parla di un archetipo che potrebbe essere la Dea Madre, oppure potrebbe essere la Signora delle Acque, no? Quindi il fatto di riconoscere degli archetipi nell'esperienza umana vuol dire espandere il proprio sguardo, dicevamo proprio stato di coscienza, imparare ad osservarci, osservare e vedere oltre le apparenze. Ciò che appare, ciò che succede letteralmente nella vita, ci sta parlando di archetipi in gioco, sempre. Quando nel nostro rapporto con il padre, con la madre, con i figli, stiamo parlando non solo di relazioni umane, stiamo parlando di archetipi. Il padre è l'autorità, il padre è la legge, il padre è l'alto, il padre è il principio dell'uno, la madre è l'accoglienza, è il nutrimento, è il sostegno, è la forza. Se il padre è potere, la madre è la forza e il dialogo tra potere e forza esprime la padronanza dell'esperienza e così via. Cioè, gli archetipi, prima di essere dei concetti o delle idee, dei principi ordinatori, che secondo da Platone in poi appartengono al mondo, al nous, al mondo delle idee, no? Al mondo all'iperuranio, cioè appartengono a livelli elevati dell'esperienza umana, sono quello, ma sono anche comportamenti, sono anche emozioni, sono anche gesti, sono anche sguardi che, per chi ha gli occhi per vedere, si rivelano come archetipi. Cioè, cogliere un archetipo vuol dire cogliere il principio ordinatore che sta dietro dei comportamenti individuali. E questo non è semplicemente un vezzo. Che cosa vuol dire questo? Tu pensa a un ragazzo adolescente arrabbiato con il mondo, che vuole di periferia, che vuole emergere e combatte contro tutto e tutti pur di vincere, sarebbe disposto a qualsiasi cosa. Se noi lo vediamo semplicemente come un ragazzo adolescente ribelle o deviato, abbiamo un certo potere, possibilità di relazionarci con lui. Se noi lo vediamo come un eroe in viaggio, cioè un guerriero che sta affrontando le prime fasi
che sono quelle dell'uscita dal castello, l'uscita dal castello del copione familiare, della società e del mondo di povertà magari e di ristrettezza nel quale sta vivendo e cerca in modo maldestro, in modo aggressivo di uscire da questo mondo, noi possiamo riconoscere in un adolescente deviante la forza archetipica del guerriero e favorire la sua armonizzazione. Cioè noi possiamo già vedere in un adolescente deviante, possiamo già vedere l'eroe realizzato, possiamo vedere il principe, possiamo vedere il guerriero di luce che è oltre la guerra, il guerriero realizzato che esprime pienamente il suo sé, magari ci metterà qualche vita a raggiungere questa dimensione. Però noi abbiamo la prospettiva transpersonale, universale e abbiamo anche una traccia psicodinamica, evolutiva, che ci fa dire dove quella persona, quali sono le prossime tappe, dove la persona potrà andare. E allora potremo creare le condizioni, se siamo dei terapeuti, degli educatori, o semplicemente delle persone che gli vogliono bene, creare le condizioni perché questo guerriero venga fuori, superi la sua violenza, la sua aggressività e sviluppi quelle qualità, determinazione, coraggio, responsabilità, volontà, per affermare se stesso nel mondo. Caspita, è veramente affascinante ascoltarvi. E stavo pensando che quello che dici, questa visione, questa lettura, diciamo, del comportamento delle persone, delle azioni delle persone, veramente può ribaltare, la comprensione dell'altro. È sicuramente una lettura senza giudizio. Mi viene da dire anche del comportamento della persona, così come ce l'hai descritto. E immagino che al di là del processo, del percorso psicoterapeutico di cui parlavi, anche nelle relazioni in famiglia, tra le persone, faccia una grandissima differenza interpretare le azioni, le parole, i gesti di chi ci sta vicino. Con questa lettura degli archetipi piuttosto che solo con un sentimento di rabbia, aggressività o altro. È veramente, mi viene proprio ribalta completamente il modo abituale che abbiamo di porci nei confronti dell'altro, di vivere la relazione con l'altro. Veramente affascinante e penso che possa essere utile nella vita di tutti i giorni. Sì, Chiaramente bisogna imparare, ecco. certamente, ma infatti sto scrivendo un libro, un altro libro, un librone, per il quale non ho ancora esattamente il titolo. Pensavo addirittura di chiamarlo Psicologia 2.0 e poi magari proporvelo, proprio perché è uno sguardo che apre a un altro mondo. Ovviamente non siamo solo noi, non a dirlo, cioè c'è tutta una dimensione di una visione, che poi è la visione transpersonale integrale, che propone questo tipo di sguardo sul mondo, che ovviamente è trasversale, non è solo, cioè vederlo in termini di psicoterapia sta molto stretto, perché attraversa il mondo dell'educazione, il mondo del business, il mondo aziendale, il mondo educativo, abbiamo già detto, il mondo delle relazioni sentimentali, il mondo sociale, il mondo economico, il mondo politico e ovviamente il mondo della relazione d'aiuto, perché è semplicemente, pensiamo a, c'è un mondo che è il mondo nel quale io penso e vedo le cose come sono, c'è un mondo nel quale io mi osservo pensare e vedo quello che c'è oltre quello che appare. Questo altro mondo, possiamo dire, è il mondo nel quale io riconosco gli archetipi e quindi nel quale io riconosco il principio unificante e armonizzante che c'è dietro ogni comportamento, che ovviamente si può manifestare in un'ottica disarmonica, maldestra, identificata, no? Ma che contiene già in sé la possibilità invece della
dello sviluppo sano, della potenzialità. E infatti per questo, per tornare magari poi al libro, ci sono diverse modalità che insegnano ad andare oltre la mente per cogliere gli archetipi che sono in gioco dentro di noi e per imparare da questi a ricevere la risposta. Perché con la mente duale, cioè con la ragione, il nostro mondo cosa ti dice? Se vuoi sapere qual è il problema, chiediti perché. Se vuoi stare bene, creati degli obiettivi, realizza delle strategie. Zero. Tutto questo, in questa dimensione, è assolutamente fuorviante. Perché se tu ti crei degli obiettivi, se tu ti dai dei perché, se tu attui delle strategie, semplicemente sei chiuso dentro nella gabbia della mente e non lasci all'archetipi che sono dentro di te la possibilità di esprimersi. Per fare questo devi semplicemente stare in contatto, arrenderti, fluire, fare la cosa giusta, sentire dentro qual è la forza che ti sta guidando, dialogare con lei, accogliere tutta la ricchezza immensa che c'è dentro di noi, invece di ridurla a un piccolo e semplice perché, il quale ci può solo portare fuori strada. Grazie, grazie per Luigi. Simona, tu volevi aggiungere qualcosa? Ho visto che annuivi prima mentre parlava Pierre. Annuivo perché questo argomento mi entusiasma e perché io ho un'adesione totalizzante alla visione traspersonale. È proprio la visione che è davvero più affine a tutto ciò in cui credo, in cui mi ritrovo e che mi ha sempre sostenuto nelle mie ricerche, sia di tipo gnoseologico, filosofico. La biotrans energetica per me è stata la possibilità di avere una metodologia che potesse tradurre a livello pratico le varie conoscenze e anche esperienze intellettuali fatte attraverso la filosofia. Infatti, per me queste due esperienze sono assolutamente inseparabili e quando avevo deciso di fare questo percorso di counseling avevo valutato tante, tante possibilità. La biotrans energetica mi aveva affascinato proprio per l'affinità epistemologica, perché adesso noi stiamo parlando in maniera così molto divulgativa e colloquiale, però la biotrans energetica ha delle radici epistemologiche molto complesse, molto profonde e molto affascinanti anche. E quando Pier parlava, sì, certamente annuivo perché soprattutto anche nella dimensione delle relazioni, nella dimensione dei nostri percorsi, no? Una cosa è vivere chiusi in un individualismo, in un punto di vista che ti fa sentire totalmente solo. E una cosa è sapere di appartenere a quella dimensione sacra di forze ancestrali, dove puoi trovare la forza quando sei totalmente e umanamente solo, che non è una fuga nello spirituale o nel devozionismo religioso, è qualcosa di molto diverso. È il riconoscere che dentro di noi c'è un territorio immenso. Ci sono delle forze misteriose che operano e con cui noi possiamo entrare in contatto, perché un altro degli aspetti della biotrasformazione energetica è anche del modo di sperimentare il viaggio sciamanico in via transenergetica che io trovo assolutamente rivoluzionario e fantastico, è che l'approccio della via transenergetica non è interpretativo, ma è maieutico, come quello della filosofia greca, è socratico, è un dialogo partecipativo continuo tra te e le domande che ti fai, avendo scoperto che avere la risposta è un'illusione, che
la risposta, come diceva la tua Ada prima, è fuorviante, è parziale, è legata a quel momento specifico della tua esistenza. Ma il punto non è rispondere, ma abitare la domanda. E come vedremo poi nel viaggio sciamanico, il punto è abitare la visione che affiora durante la tua esperienza. E la visione, la comprensione che non è mentale, è una forma di comprensione a cui tu arrivi non solo con la mente. Simona, mi interrompo. Simona, sì. Si sente un po' male, si sente. E non so se anche Isabella e Pierluigi sentono male. Sì, infatti anch'io sì, ti volevo dire, siccome non vorrei che ci sia. Sì. No, ma deve essere la connessione. No, deve essere la connessione, sai, è la connessione. Io farei così, siccome tu hai citato il viaggio sciamanico, che è uno degli argomenti tra l'altro del libro ed è la domanda successiva, io chiederei a Pier di parlarci un po' del viaggio sciamanico e di come viene inteso in questo libro il viaggio sciamanico, e non so se tu vuoi nel frattempo provare a fare un tentativo con un'altra connessione o spostandoti in un'altra in un'altra stanza. Sì, Simona. Oddio, no, adesso come mi senti? Sì, Simona, perché non si sente, si sente molto male, sai. Magari ti proprio telefono, Simona. Magari ecco, nel frattempo tu e Dennis vi potete sentire al telefono intanto che Pierluigi ci parla del viaggio sciamanico. Intanto che cos'è brevemente, se non tutti lo sanno, se non tutte le persone che ci stanno seguendo lo sanno, e come viene affrontato in bio transenergetica e come lo leghi alle forze della natura, perché questa è la peculiarità del libro, il focus del libro. Ecco, Pier, non ti sentiamo. Mi aveva messo muto, sì. Non mi ero accorto. Fa questi scherzi, allora, ogni tanto, Dennis. Intanto, come dicevo prima, mi piace aprire le scatole, per cui certamente il viaggio sciamanico è una, nella tradizione, è una pratica, è la pratica fondamentale dello sciamano. Vi do, se mi permetti, qualche nota storica. Io avevo imparato il viaggio sciamanico da un sciamano Lakota nordamericano che era venuto negli anni 70 qua in Italia, mi aveva subito affascinato, perché il primo viaggio che ho fatto proprio mi ha Technicolor, sembrava fantasia di Walt Disney. Dopodiché mi è capitato, io ho girato per 20 anni in Brasile 2 mesi all'anno, e in Amazzonia ho incontrato uno sciamano, il quale gli faccio un'intervista e il quale mi racconta, mi dice, sai, io entro nella terra, insomma mi ha raccontato esattamente il viaggio sciamanico come quello che avevo fatto, che mi aveva insegnato un indiano Lakota. Ovviamente questo capo indio, che aveva vissuto fino a 18 anni prima del contatto col bianco, e viveva nella foresta, non era mai entrato in contatto con lo sciamano Lakota, però faceva esattamente il viaggio sciamanico allo stesso modo. Tanti anni dopo, poi vabbè, vi risparmio tutto il resto, tanti anni dopo vado in Mongolia, peraltro dove lo sciaman, i Tungusi, nella zona proprio della Buriazia, dove è nato il termine sciamanesimo, da una sciamana che incontro, tra virgolette, per caso, la quale... Intanto sono stato moltissimo onorato perché mi ha invitato appositamente per fare un rituale per me. E cosa fa? Il viaggio sciamanico esattamente così come l'aveva fatto. Per cui tre mondi e tre persone che mai in vita si sono incontrate, nemmeno comunicate, hanno fatto. Quindi a me, per me questo sembra una chiara e scientifica dimostrazione che la tradizione primaria dello sciamanesimo era diffusa tutto il pianeta, e che comunque appunto ci siano delle strutture di base dell'umanità che si mantengono appunto transpersonali. Quindi io l'ho imparato
nell'ottica tradizionale da diverse tradizioni. In più, poi dopo, negli anni 90-80, quando ho cominciato a conoscere il mondo della psicologia transpersonale, c'è Michael Arner, qualcuno di voi, molti magari lo conosceranno, che adesso è morto, un antropologo, psicologo americano, che ha preso, si è dedicato allo sciamanesimo, ha dedicato la sua vita allo sciamanesimo e a traghettare lo sciamanesimo nel mondo occidentale. E anche lui faceva il viaggio sciamanico. John Perkins, un altro che faceva la stessa cosa, anche lui c'era il viaggio sciamanico. Quindi ho conosciuto il viaggio sciamanico simile, sempre in infinite tradizioni. E diciamo così che ho incorporato il viaggio sciamanico all'interno della biotransa energetica, proponendo in un certo modo diverso non solo il viaggio verso l'alto e verso il basso e verso il mondo di mezzo, che il viaggio sciamanico tradizionale è scendere nel mondo di basso, quindi gli inferi, l'inconscio, salire nel mondo di alto, dell'alto, quindi la saggezza, la luce, eccetera, e muoversi nel mondo di mezzo, che è il mondo ordinario. Noi utilizziamo il viaggio sciamanico nelle diverse forze della natura, quindi vai nella foresta, vai nel vento, vai nel metallo, vai nel fuoco e appunto esplori che cosa? Esplori le dimensioni. Se abbiamo detto che ogni forza elementale è un archetipo, quindi è un mondo di qualità, ogni elemento della natura, ogni archetipo è un mondo fatto di qualità, di risorse, dove ci sono risposte alle nostre domande, dove ci sono intuizioni, dove ci sono forme, dove ci sono emozioni, per cui con il viaggio si va in questi mondi, si portano le nostre domande, le nostre richieste, le nostre ombre, le nostre luci, si riceve l'insegnamento, la risposta, quello che si deve ricevere e si torna. Ogni viaggio ha tre fasi, cioè il viaggio di andata, il momento dell'andata, il momento dell'incontro con la forza, con il maestro, con la qualità e il momento del ritorno, che è scandito da tre diversi ritmi di tamburo. Ma al di là della cerimonia, al di là della struttura, a me preme ricordare che cosa fa questo, cosa c'è alla base di questo. C'è il fatto che se tu vuoi trovare la soluzione del problema devi andare nel posto dove la soluzione c'è. Come diceva Einstein, non puoi trovare la soluzione con la stessa mente che ha creato il problema, non puoi risolvere con la stessa mente, devi andare in un altro posto, devi andare oltre la mente e quindi rinunciare al controllo, alla certezza, al volere avere delle spiegazioni, rinunciare a tutto quello che fate normalmente in fondo, rinunciare, tollerare l'incertezza, varcare la soglia del vuoto, morte e rinascita, andare in un luogo altro, in questo caso nel luogo degli archetipi, nel luogo del fuoco, della terra, dell'acqua, del metallo, dell'acqua salata o dolce, dell'aria e via di seguito, con atteggiamento giusto, attendere umilmente per vedere, per avere la visione, per ricevere gli insegnamenti, fare la giusta domanda per avere la giusta risposta, accogliere ciò che ti viene detto, portarlo con te, non cercare di capirlo, non cercare di interpretarlo, non cercare di dargli una spiegazione, fallo vivere, perché gli archetipi sono vivi. Gli archetipi sono forze viventi, sono processi dinamici della psiche che fanno avere intuizioni, visioni, comprensioni, insight. Se noi li lasciamo vivere, se noi cerchiamo di capirli o di bloccarli, non funziona. Pier, ci puoi fare un esempio pratico? Hai detto una cosa molto interessante. Se cerco una risposta, se voglio capire una situazione, devo andare nel posto giusto. Devo andare nella terra, devo andare nell'acqua. Ci puoi fare un esempio di quello che può essere un viaggio sciamanico in una forza, cioè legato a un problema che può essere quotidiano, insomma, anche semplice. Io, ad esempio, ho letto il racconto di un viaggio fatto per una preoccupazione economica, quindi qualcosa di, diciamo, non filosofico, alto, ma molto, molto concreto.
Sì, è legittimo. Preoccupazione economica, che cosa vuol dire? Preoccupazione economica lo può rimandare a insicurezza, no? Mancanza, timori per la tua sopravvivenza vitale oppure della vita proprio oppure per la tua sopravvivenza nel mondo sociale, e quindi è legato a una mancanza di fiducia, a una mancanza di sostegno, a una mancanza di nutrimento, perché è evidente che tu puoi avere problemi economici, ma se tu per questo diventi insicuro, timoroso, fragile e spaventato e ansioso, non risolverai il problema, anche se cerchi di pensare con la mente mentre sei pauroso e ansioso. Dovrai andare in un luogo dove incontri la forza dell'accoglienza, la forza del nutrimento, la forza del sostegno, la forza della sicurezza. Per esempio, vai giù nella madre terra e porti con te le tue fragilità, porti con te la tua preoccupazione. E potrebbe succedere che la madre terra ti dice, come peraltro fai in ogni istante, anche in questo istante lo sta facendo, la madre terra ci dice, figlio, io sono qua, e sono sempre stata qua e sempre sarò qua. La terra ci insegna, tra le altre cose, l'amore incondizionato, il sostegno, la presenza. Entrando nella madre terra io potrò sentire questa presenza, sentire questo abbraccio compassionevole, questo abbraccio incondizionato. E che cosa vuol dire questo? Non tanto che è consolatorio, già sì, mi consolo con l'abbraccio della madre, cioè ritornando nell'utero, ritornando bambina e sentendomi accudito. No, non è questo. Se io faccio l'esperienza del nutrimento, del sostegno, dell'accoglienza, dell'amore incondizionato, cambio il mio stato di coscienza. Passo da uno stato di coscienza preoccupato, con il quale cercavo di risolvere il problema economico, a uno stato di coscienza di rassicurazione, di accoglienza, più ampio, più fiducioso. Si liberano in me delle risorse e probabilmente avrò la visione, avrò l'insight su cosa fare. Potrò ricevere una voce, sentire una voce nella profondità della terra. Potrò vedere che nella profondità della terra c'è, che ne so, una becchina che mi accoglie e mi dà un consiglio di pace e di fiducia. Potrò incontrare un animale, una tigre che mi dice guarda che hai dentro un potere che ti puoi trovare 10.000 lavori in uno, no? E così via. Ma questo non è, come abbiamo detto, solo una consolazione o un'immaginazione. Questo è andare in quel luogo lì, sentire con tutti i corpi. Questa è un'altra cosa che facciamo in biotransa energetica. Non è solo con l'immaginazione. Non credere che sia immaginazione se tu vedi delle cose. Perché la visione a livello mentale superiore nasce da una condizione di armonia di tutti i corpi. Se il tuo corpo fisico è rilassato, se il tuo corpo energetico fluisce, se il tuo corpo emotivo si espande, se il tuo corpo mentale si libera da tutti i giudizi e le preoccupazioni, allora possiamo dire con col corpo spirituale tu vedi e ricevi l'insegnamento, in questo caso da Madre Terra. Può essere che hai la visione nella quale comprendi che i tuoi problemi economici in realtà non ti importano così tanto perché volevi ridurre il tuo tenore di vita e andare a vivere in campagna. Oppure può essere che il problema economico nasce dal fatto che stai facendo una vita, un lavoro che non ti piace. Oppure che non hai sufficientemente fiducia nel tuo potere di diventare ricco e famoso perché hai paura di vincere e così via. Potrai vedere che cosa ostacola e cosa fa sì che tu hai problemi economici e quindi agire di conseguenza. Molto, molto chiaro, Pier. E, senti, tu prima hai parlato di musica, del suono. Non a caso in questo libro ci sono tanti link a delle musiche che tu hai creato appositamente per accompagnare i viaggi sciamanici. Proprio c'è una musica, poi magari ne parleremo anche più approfonditamente, c'è una musica che accompagna il viaggio sciamanico in ciascuna delle forze della natura. Ci daresti un assaggino
dal vivo della musica del tamburo, che è molto potente. Sì, lasciami dire una cosa sui canti. Giustamente tu dici, hai fatto questi canti. Allora, i canti sciamanici, se sono canti sciamanici, ti arrivano. Cioè è un canto che ti canta dentro, è una voce che arriva, poco a poco si dipana, si presenta e tu lo scrivi in channeling, potremmo dire, no? Ricevi, quindi tutti i canti che sono nella 4D, insomma, sono canti che ho ricevuto durante esperienze di ordine transpersonale, spirituale, sciamaniche di seguito. Perché è un'altra cosa importante, oltre al fatto che ricevi questi canti, un'altra cosa importante è che quando vai in queste dimensioni sono cosiddette ineffabili, cioè sono dimensioni difficili da nominare, da dare un nome, sono difficili da riportare giù, perché sono appunto molto ampie, luminose, vastissime, ricchissime. Quello che di solito lo sciamano o chi viaggia porta giù è o un simbolo, un disegno, una immagine, appunto, una visione, oppure dei canti. Ricevere dei canti è come scrivere la memoria storica, no, delle tue esperienze. E allora ognuno di quei canti racconta di un'esperienza vissuta e quindi di un insegnamento ricevuto che poi ovviamente viene trasmesso. E alla fine Dennis ci farà sentire uno di questi canti. Sì, adesso volevi che suonassi un attimo il tamburo? Sì, mi farebbe piacere, siccome abbiamo parlato di viaggio sciamanico e nel libro tu accompagni con le musiche che ha creato apposta con il tamburo questi viaggi, se ci dai un assaggio. Sì, beh, intanto farei sentire i tre ritmi. Di solito appunto i tre ritmi sono diversi, c'è un primo ritmo che è più lento, è più il viaggio per esempio di andata, che sia di discesa, c'è il viaggio, la fase intermedia nella quale sei arrivato in contatto nel luogo dove riceverai gli insegnamenti. C'è il viaggio di ritorno, nel quale ritorni giù per la stessa strada che hai percorso l'andata. Grazie mille. Io ho letto nel frattempo una domanda, quindi colgo l'occasione sia per girarti la domanda prima di risentire poi Simona, sia per far vedere magari gli interni del nostro libro, Dennis, perché un lettore, un ascoltatore ci chiede se tutti possono fare il viaggio sciamanico. Allora, volevo spiegare che all'interno del libro tu dai delle indicazioni molto precise su come fare il viaggio sciamanico e che, essendo questo un libro 4D, ha dei contenuti extra aggiuntivi. Ecco, vedete ad esempio qui come esempio c'è guarda. Allora, cliccando lì si accede alla nostra piattaforma, dove ci sono dei contenuti aggiuntivi che sono dei video che abbiamo registrato con te, in cui tu spieghi passo passo come fare un viaggio sciamanico. Ci sono appunto queste musiche di accompagnamento
al viaggio sciamanico nelle forze della natura. Ci sono i canti a cui accennavi prima e che magari faremo sentire alla fine, e ci sono anche delle slide di approfondimento per chi appunto vuole avere qualche informazione in più, tra l'altro un centinaio di slide, quindi i contenuti aggiuntivi sono direi veramente ricchi, è un libro molto ricco. E quindi questo per dire appunto al nostro ascoltatore che tu spieghi molto bene, voi spiegate molto bene come fare un viaggio sciamanico, e potete dire anche voi, penso che possiate rassicurare anche voi rispetto a questo. Io mi ricordo che uno dei primi incontri, non so chi di voi mi ha detto che delle persone che seguivano il corso con voi facevano il viaggio sciamanico anche semplicemente magari in cucina usando il mazzo delle chiavi, ecco, per dire che è una cosa insomma non pericolosa, è abbastanza alla portata di tutti se fatta seguendo le indicazioni. Sì, te l'ho detto io questo, e allora io vorrei dire questa cosa. A me è capitato di fare il viaggio sciamanico in un seminario di quelli che vi ho citato con gli americani, pagato molto profumatamente, $450 per un giorno e mezzo, nel quale ti facevano firmare che tu non avresti insegnato a nessuno, che tu non avresti fatto fare a nessuno perché doveva essere molto pericoloso. Io non credo a questo, nella mia esperienza sono 40 anni che lo faccio e non ho mai visto un pericolo. Credo che ci sia molto potere dietro, giochi di potere dietro chi mette paura, no, nelle persone su questo assolutamente, bisogna farlo con chi ti guida. È vero, da una certa misura sì, nel senso che un libro è comunque un libro, non possiamo chiedere a un libro di sostituirsi a un maestro. Però questo è un libro che dà delle istruzioni precise, che ha un diario di bordo dove racconta decine e decine e decine di viaggi sciamanici, dove ci sono i video che ti accompagnano, dove ci sono le schede che ti danno un framework epistemologico, quindi, e poi c'è l'altro discorso della fiducia. In più c'è il discorso che ognuno di noi incontra ciò che deve e che può incontrare, e facciamo succedere ciò che possiamo far succedere. Se nessuno ti spinge, se nessuno ti forza, se tu fai un tuo lavoro con onestà e con umiltà in un ambiente tranquillo e protetto, puoi stare tranquillo che non ci saranno problemi. Dicevo che a me piace fare il viaggio sciamanico, cogliere la struttura, e in questo io facevo dei gruppi a Udine con al centro ascolto donna, quindi con svariate decine di donne di tutte le età e persone molto semplici di qualsiasi situazione sociale, e queste avevano imparato così bene a fare il viaggio sciamanico che appunto quando avevano un problema invece di chiedersi perché si mettevano in cucina, e come dicevo anche con il mazzo di chiavi o con il mestolo della, potevi battere i tre ritmi e fare il tuo viaggio per avere una risposta oltre la mente. Quindi seguendo le istruzioni, facendo le cose con coscienza, è possibile utilizzare questo libro per praticare. Certamente questo non sostituisce un maestro, questo non sostituisce dei corsi di formazione o dei seminari nei quali in un ambiente più protetto si riceve la trasmissione, perché ecco, non sottovaluterei questo, l'importanza di ricevere la trasmissione, che ovviamente è passata da persona a persona, un tempo quando non c'era ovviamente la tecnologia, il passaggio doveva avvenire fisicamente. Ora io credo che tutto sta andando così veloce, quindi possiamo tranquillamente ritenere che una trasmissione attraverso un video, una trasmissione attraverso un audio possa avere anche il suo valore. Fatto salvo che lo fai con onestà, con umiltà, con consapevolezza, e che sai che questo non sostituisce comunque poi fare un seminario o un lavoro, una formazione con chi
si è esperto. Perfetto, grazie Pier. Senti, tu hai giustamente citato il diario di bordo, perché nel libro per ogni viaggio c'è questo diario di bordo, che è la raccolta di racconti di persone che hanno vissuto appunto questa esperienza di viaggio sciamanico e la descrivono. Simona ci diceva che ha una grande importanza leggere questi racconti, non sono un di più, ma hanno proprio svolgono proprio un ruolo specifico. Simona, ci vuoi spiegare qualcosa in più su questi diari? Abbiamo un po' riprodotto questa situazione molto sciamanica, no? Per cui la visione dei racconti personali dà forza e dava delle indicazioni di fiducia, di coraggio alle altre persone. Pensiamo per esempio a una situazione tipicamente ancestrale, quando i guerrieri devono andare in battaglia e che si radunano di fronte al fuoco e cominciano a farsi racconti di guerra e racconti di forza o anche di debolezza o a condividere le loro paure, no? In modo che la loro condivisione possa portare comprensioni e aiuto e sostegno agli altri, possa renderli partecipi, possa allargare il dialogo partecipativo da una dinamica intrapsichica a una dinamica relazionale. Ed è interessante questa cosa, è anche in 4D, perché vuole esplorare diverse dimensioni di comunicazione. Quindi il diario di bordo è un dono, perché come abbiamo messo in apertura del libro la poesia Itaca, no? Questo invito al viaggio, dove l'Itaca è il luogo da dove Ulisse parte e dove torna, no? E il viaggio che non c'è è il viaggio dentro le profondità di noi stessi, in cui noi facciamo infiniti percorsi, percorriamo territori misteriosi, ognuno nel suo modo, ognuno con le sue paure, ognuno con la sua forza, ognuno con le sue richieste. E leggere tutti questi viaggi sciamanici, da una parte è molto commovente, no? Perché fa vedere come questa dimensione transpersonale della coscienza, come queste dimensioni sacre, no? Ci portano al cospetto di forze che hanno una grande varietà di significati. No? Siamo nel mondo in cui viene annullato totalmente il principio di non contraddizione della ragione, dove vale tutto, dove il Dio è terrificante e pietoso, dove il bello e il brutto convivono. E tutto questo viene sperimentato dalle persone, da una parte in maniera assolutamente personale, a seconda dei propri codici dell'anima, e dall'altra parte notiamo, ed è questo diciamo l'aspetto più di ricerca del lavoro che proponiamo, notiamo che ci sono delle regolarità. Il guerriero si presenta in un certo modo, con delle caratteristiche, aggrega un po' di qualità di forza. La madre compassionevole in un altro, l'amante in un altro. No? E quindi noi vediamo attraverso queste testimonianze che è possibile nella nostra quotidianità sperimentare queste presenze cosmiche, come gli esempi che faceva prima Pier, no? del ragazzo adolescente rabbioso. Però se noi vediamo solo il ragazzo adolescente rabbioso abbiamo una visione limitante. Se noi vediamo nel ragazzo adolescente rabbioso la forza, una forza archetipica che sta cercando di esprimersi, sta cercando di segnare un destino, un percorso, allora noi possiamo espandere la nostra visione e verificare che quella presenza in persone diverse, con storie diverse, si propone in aspetti diversi. Per cui ecco, è un grande dono che per certi aspetti molto superficiali può essere un intrattenimento, però sono storie luminose, cioè sono storie portatrici di messaggi del divino, come le favole,
no? In tutte le favole c'è una fata buona, c'è un re giusto, c'è un cavaliere valoroso e ci sono delle storie universali tipiche. Allora sentire tutte le varianti personali di queste favole è veramente incredibile. Cioè, ed è la polpa di questo libro. Siamo andati un po' lunghi, però penso che ne valesse la pena. Stefania e Gianni vi ringraziano per le vostre parole di cura, Simona e Pierre. Dennis, abbiamo il tempo, vuoi fare qualche domanda? Sì, sono arrivati un po' lunghi anche per colpa di questi un po' di problemi tecnici che abbiamo avuto. E ho cercato di, sono arrivate diverse domande, di, come dire, di raccogliere, di farle, di sommarle. Per cui alcune persone, Premi e Roberta, ci chiedono qual è il percorso da intraprendere per entrare nel mondo sciamanico. Quindi uno che si vuole approcciare, immagino la domanda, quindi per la prima volta a questo tipo di percorso, cosa consigliate voi, insomma? Microfono, Pier. La prima cosa che ti consiglio, visto che viviamo in un mondo iperconnesso, di curiosare in giro e di usare il tuo naso, il tuo cuore, i tuoi occhi per sentire che cosa risuona più in te con la varietà di offerte che ci sono in giro. Qualora tu sentissi l'esigenza di mettere il naso in questa modalità, che è quella che proponiamo noi, che ha una sua specificità, perché come ti ho detto non è solo lo sciamanesimo, ma lo sciamanesimo oggi che viene trasceso, incluso all'interno di una disciplina più vasta e odierna. Puoi seguire, non so, c'è per esempio il mio canale YouTube, che Luigi Atuato, ci sono una centinaia o 200 forse video, e puoi incominciare a vedere un po' le pratiche che si fanno. Puoi partecipare ai seminari che facciamo, che fa Simona o che fanno varie persone anche di sera a Milano o in varie parti d'Italia. Lo trovi sul nostro sito, che è www.integraltranspersonallife.com, lo vedi lì sotto, e puoi chiamare Simona, puoi vedere tutto l'elenco dei, non so, dipende da dove vivi, tutto l'elenco dei vari terapeuti che ci sono sparsi per Italia, o puoi partecipare a una formazione, prima un seminario e poi una formazione con noi, insomma. Però ti dico, prima di tutto, queste sono scelte che si fanno guidati dal sé, cioè guidati da, non è tanto per curiosità o tanto per fare un seminario tra gli altri, ma è sentire dove va la tua anima, sentire per che cosa sei fatto. Perfetto. E allora, altre domande? Quindi a questo punto abbiamo avuto anche modo di insomma, dare i vostri contatti, quindi avrei fatta poi dopo la domanda, magari se le persone volevano contattarvi. E un'altra domanda sugli archetipi, sono arrivate diversi tipi di domanda, quindi quanti sono gli archetipi, ci chiedono, come si fa a capire che tipo di archetipo mettiamo in atto. Ci chiedono anche una domanda anche molto probabilmente forse collegata al momento attuale, l'archetipo dell'isolamento, quindi qual è? Quindi, ho risommato un po' le domande, quindi vedete voi, insomma, se è possibile, come rispondere, insomma. C'è un detto nei Veda che dice Brahman è il mondo è Brahman, cioè la divinità è il mondo è la divinità, cioè gli archetipi li crea l'essere umano attraverso la sua esperienza. E allo stesso modo il principio unitario si manifesta in diverse modalità. Per cui, che dire, gli archetipi sono infiniti quanto sono infinite le idee degli esseri umani, quanto sono infinite le emozioni degli esseri umani. Ci sono diverse tradizioni che si sono occupate di archetipi, perché per esempio tutte le divinità di tutte le tradizioni puoi considerarle tranquillamente archetipi, puoi considerare archetipi i segni astrologici, puoi considerare
archetipi, i numeri, puoi considerare archetipi le carte dei tarocchi, per cui infinite tradizioni hanno le loro degli archetipi legati alle tradizioni culturali, ma queste, per sottilizzare, si chiamerebbero immagini archetipiche, perché poi delle immagini archetipiche delle varie tradizioni riportano tutte a, appunto, ad archetipi universali, e ci sono anche lì alcuni, come per esempio Jung, che ne ha definiti alcuni, no? Ma oppure se per le donne, chi ha letto Donne che corrono coi lupi, trova archetipi e così via. Ci sono diverse modalità di aggregare, è come dire, quanti numeri ci sono, no? Un numero aggrega dell'informazione, un simbolo aggrega informazione, così gli archetipi aggregano dell'informazione, per cui sono tanti quanti sono le tradizioni dell'umanità. Quello che ritengo importante è che ciascuno senta qual è il suo punto di riferimento, la sua cultura di riferimento, e attraverso quella possa operare una dimensione archetipica. Perché noi usiamo gli archetipi della tradizione afro-brasiliana, degli orisha? Semplicemente perché sono finito là. Non avrei mai pensato di finire in Brasile. Sono finito in Brasile, sono finito in mezzo a quella cultura, ho vissuto. La cosa importante è che tu non prendi un archetipo da un libro o da una tradizione e ti metti a giochicchiare con gli archetipi. La cosa importante è che tu entri in una dimensione nella quale l'archetipo lo vivi nel sangue, nelle ossa, nell'anima, no? Che è sudore, è dolore, è passione, è amore, è storia vissuta, un archetipo. Quindi scegli una tradizione, esplora le forze archetipiche di quella tradizione e assicurati che abbiano un cuore e un'anima. Perfetto. Non so se Simona... Non so se Simona vuole aggiungere qualcosa. Il microfono, forse l'ho tolto io. Ve lo siete ritolto a vicenda. Stasera non ce la possiamo fare, scusateci. Ridaglielo. Dennis. Dennis. Ah no, io sto provando, è Simone che lo deve mettere. È Simone che lo deve, perché io si vede che l'ha cliccato. Ecco. Okay. Mi sentite adesso? Scusate. Sì. Perdonatemi. No, io volevo assolutamente confermare tutto quello che ha detto Pierre, anche lui ha detto, per sottilizzare la differenza tra l'archetipo e la sua rappresentazione, che però è una sottigliezza fondamentale, perché è vero, no? Esistono tante rappresentazioni quanto le culture. Però un conto sono le rappresentazioni archetipiche, un conto è proprio l'energia cosmica dell'archetipo, che quella è unica, universale. Il guerriero è il guerriero, no? E poi che vi sia King Arthur, Lancillotto, Ogun o una tradizione anche molto diversa, quello appartiene molto anche alla nostra sensibilità, alla nostra cultura. Io per esempio ovviamente ho studiato e sono cresciuta professionalmente e emotivamente nella proposta degli archetipi afro-brasiliani, però molte comprensioni le ho avute attraverso le mie radici archetipiche, che sono greche. Quindi posso essere arrivata alla comprensione profonda di Ogun attraverso Ares, che è greco, alla comprensione di un mondo di forze cosmiche ancestrali attraverso tutto il pantheon olimpico. E queste sono tutte rappresentazioni archetipiche, perché l'archetipo è una forza luminosa di per sé inconoscibile. Ecco. E quindi questo argomento mi è caro e sono contenta che sia emerso, e grazie di avermi lasciato questa possibilità, ecco, di definirlo. Bene, spero di aver risposto a quasi tutte le domande che sono arrivate, ho cercato di raccoglierle. È arrivata una, se abbiamo un secondo, che secondo me può essere interessante. Dice, quando si prova odio verso una persona che ci ha fatto del male,
In questo libro si può trovare un aiuto per, diciamo, superare questa cosa, capire, inquadrare questa cosa, superarla? Sì, certamente, comprendere che l'odio riguarda te, non riguarda l'altra persona, che l'altra persona semplicemente è stato un maestro che ti ha messo alla prova, e se tu cadi nell'agguato dell'odio fai male a te stesso. Per cui imparare quello che c'è dietro l'odio, quello che c'è dietro quello che ti è stato fatto, e comprendere che alla fin fine era solo un insegnamento. Sembra difficile da accettare all'inizio, quando siamo persi nella nostra mente, siamo persi nella reazione, no? Da un punto di vista logico lineare, uno mi ha fatto del male e quindi io provo odio nei suoi confronti. Questo non ha nulla a che fare con una visione transpersonale oltre la mente, la quale vede l'agguato che c'è dietro questo e riconosce che nessuno ci può fare del male, così come dice, come è scritto nel Vangelo di San Tommaso: nulla che viene da fuori di te ti può inquinare. Quindi quello che tutto è un dialogo partecipativo tra me e l'altro, per cui quello che l'altro mi fa è solo un pezzo della cosa, l'altra cosa è quello che io faccio a quello che l'altro mi fa. Quindi una visione transpersonale come la biotransa energetica ti insegna a riconoscere qual è l'insegnamento che c'è dietro il male che qualcuno credi che qualcuno ti abbia fatto, e ti insegna a trasformare l'odio in amore, e ti insegna a trasformare l'odio in un alleato che ti insegna quali sono i passi che devi compiere per avvicinarti di più a te stesso e alla tua verità. Scusa, scusa se è poco. Direi bene. Bene, bene, a questo punto direi che siamo arrivati un po' lunghi, però è stata sicuramente una serata molto 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 interessante, sono dette cose molto molto utili e che ci fanno riflettere e ci fanno pensare, per cui queste parole spero che possano essere utili per tutte le persone che ci hanno seguito quindi questa sera, per cui un grazie a Pierluigi, un grazie a Simone, grazie a Isabella che ha moderato e per le domande, e grazie a tutte le persone che ci hanno seguito. E come anticipato all'inizio, ne abbiamo una sorpresa per tutti voi che avete, diciamo, seguito questa diretta. Al termine del webinar riceverete una mail con una promozione per acquistare il nuovo libro di Simone Pierluigi, Meditazioni Sciamaniche. Chi ancora non si fosse registrato e vuole ricevere la promozione può farlo anche adesso iscrivendosi a questo indirizzo che poi faccio passare qui sotto, che è www.gruppomacro.com/webinar19. Approfitto subito della promozione perché durerà pochi giorni. Prima di lasciarvi vi segnalo che i prossimi appuntamenti con i macro webinar. Giovedì prossimo, il 26 novembre, avremo il webinar dal titolo Lunatica, viaggio nell'universo femminile, e poi dal 30 novembre al 3 dicembre avremo la settimana della felicità con ospiti davvero importanti: Sara Bigatti, Bruce Lipton, Selene Calloni Williams, Astrid Morgan e Raphael Wild. E a questo punto grazie a tutti per aver partecipato, e come anticipato prima vi lasciamo con uno degli 11 canti che trovate all'interno del libro, e spero che questa cosa vi possa far piacere, per, diciamo, è un modo per augurarvi una buona serata e una buona notte a tutti voi, per cui buon ascolto e grazie, arrivederci presto, ciao a tutti. Grazie a tutti, grazie, ciao. Grazie a tutti. Ciao, grazie, grazie a tutti. Hoy vamos a Rabaú, hoy vamos a Rabaú, y hasta ocho si he manchado. Hoy vamos a Rabashango, hoy vamos a Rabanana, Oshu Mare, Dio Moru, Oshu Mare, Dio Moru. Hoy vamos a Rabaul.